Sì, grazie Presidente, onorevoli senatori, onorevoli senatrici, illustrissimo Presidente del Consiglio, membri del Governo. Ma intanto la ringraziamo Presidente per il puntuale e prezioso resoconto che ha illustrato oggi in aula. Forse non tutti evidentemente hanno ascoltato attentamente quello che lei ha detto, perché nel momento in cui abbiamo Malta che coordina un'operazione e nel momento del bisogno e della necessità si tira indietro e chi interviene per salvare le vite umane è stata l'Italia. Quindi l'Organizzazione delle Nazioni Unite, più che mandare gli ispettori contro il razzismo in Italia, forse sarebbe meglio che mandi gli ispettori per verificare il razzismo che c'è a Malta. Quindi diciamole le cose come sono. Qualcuno dice una brutta figura, ma insomma da quello che noi constatiamo andando in giro, dal responso dei cittadini, Presidente, il popolo è contento di come il governo si è comportato sulla vicenda della nave Diciotti. Quindi non crediamo più a queste mistificazioni della realtà, perché sul tema dell'immigrazione il governo si è mosso fin da subito in modo giusto, deciso, utilizzando fermezza, decisionismo, e il governo su questo ha dimostrato anche unità di intenti, perché tutti a dire il ministro dell'interno Salvini, ma abbiamo avuto l'ottima collaborazione del ministro dei trasporti Toninelli, la regia ovviamente della Presidenza del Consiglio, a testimonianza che tutta la maggioranza... Mi pare che nessuno ha disturbato l'intervento della senatrice Pinotti, chiedo per favore di fare altrettanto con l'oratore della Lega. Grazie. Mi sembra che la maggioranza abbia condiviso il fatto che l'importante è salvare vite umane, che è il primo aspetto fondamentale, e dopodiché impostare una strategia, una politica per cercare davvero di cambiare l'Europa. Ed è quello che è stato fatto, perché comunque dei risultati ci sono, qualcuno può non vederli, può far finta che non ci siano, ma questa politica ha avuto un risultato efficace, che oggi gli immigrati non possono più sperare di prendere un barcone e arrivare in Italia come se nulla fosse. Oggi infatti, rispetto al passato, è più difficile arrivare in Italia e gli sbarchi in effetti sono diminuiti, perché a conti fatti, sommando i due mesi, gli ultimi due mesi rispetto al 2017, giugno e luglio 2017 erano sbarcate 35.000 persone nel nostro paese, giugno e luglio del 2018 ne sono sbarcate solo 5.080, quindi meno 30.000. Quindi i risultati si vedono, sono chiari, non si possono negare. E tra l'altro la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite ha anche dichiarato che è dimezzato il numero dei morti. Quindi a testimonianza che il vero gesto umanitario è fermare gli sbarchi. Incoraggiare il loro esodo significa aumentare il numero di morti nel Mediterraneo e condannare la gran parte di quelli che arrivano a un futuro di fame, schiavitù e delinquenza. E poi è stato dato un segnale forte all'Unione. Con questa vicenda sono emerse le vere contraddizioni di molti paesi europei che a parole fanno i campioni dell'accoglienza, ma che però nei fatti non accettano poi la redistribuzione. Perché è vero che si può discutere sulla distribuzione obbligatoria o volontaria, ma anche quando era obbligatoria, stando ai dati del Viminale del 3 aprile, quando non c'era ancora questo governo, ma c'era il governo Gentiloni, solo un terzo dei migranti che dovevano essere distribuiti degli altri paesi in Italia sono effettivamente andati. La maggior parte sono rimasti qui, quindi anche quando è base obbligatoria, che su base obbligatoria l'Europa si disinteressa e non c'è sanzione che tenga, e che poi è un'Europa che va a violare sistematicamente degli accordi che a fine giugno aveva siglato. Additare all'Italia quindi
come cattivo esempio di accoglienza e salvo poi voltarsi dall'altra parte a Ventimiglia o alla Valletta è assolutamente assurdo. Se il messaggio è che ognuno faccia da sé, a questo punto è giusto che l'Italia si muova di conseguenza. Quindi avanti così, Presidente del Consiglio, avanti così con il Governo. E poi la questione della nave di Ciotti ha poi messo in evidenza anche le tante bufale, noi le chiamiamo del politicamente corretto, perché gli immigrati sulla nave, dipinti come affamati, malati, sequestrati, stando alle dichiarazioni virgolettate del comandante della nave, risulta che non c'era emergenza sanitaria, la situazione era più che soddisfacente, i migranti mangiano, stanno bene e non hanno la sensazione di essere sequestrati. E per di più, una volta sbarcati, da tanto erano affamati, ben 75 su 143 rifiutano vitto alloggio e si dileguano con la conferma che gli scheletrini che scappano dalla guerra è una farsa. Così. Onorevoli senatori, io capisco che possa non essere da voi condiviso, ma non capisco il tentativo di sopraffare la voce dell'oratore. Prego, continui, senatore. Così? La richiamo all'ordine, la richiamo all'ordine. Se insiste la espello. Si sieda, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Continui, senatore. Grazie, Presidente. Così come... Buoni, ragazzi. Così come pura fantasia l'ipotesi che il ministro dell'interno li abbia sequestrati. La verità è che più passa il tempo, giorno dopo giorno, e si sgretola sempre di più il muro del politicamente corretto. Vi ricordate la vicenda dell'Aquarius, anche lì che sembrava stessero navigando, fossero tutti in difficoltà, poi c'è un video di una, diciamo così, di una volontaria che mostra che stanno ballando con tanto di accompagnati anche dall'esibizione di alcuni membri dello stesso equipaggio, per non parlare di alcune foto e video pubblicati. Presidente, però non si può, se la democrazia è questa... Vabbè, abbiamo visto contestazioni anche maggiori, devo dire, però la invito a accomodarsi, si sieda, collega. Per non parlare poi di foto... Si sieda, guardi che il regolamento prescrive che lei sia seduto, si accomodi. Per non parlare poi di foto e video pubblicati con alcuni uomini che ritraggono uomini torturati in Libia, ovviamente per tentare di impietosire i cittadini, ma che poi una verifica dimostra che sono immagini del 2011 e del 2014 che non riguardano assolutamente fatti accaduti in Libia. Purtroppo questo è quello che sta succedendo. Come vedete, le panzane del politicamente corretto ormai sono state svelate, la gente non crede più a queste mistificazioni della realtà. La verità è che non basta farli arrivare qui da noi, lo ripetiamo, e poi voltarsi dall'altra parte lasciandoli girovagare nelle stazioni, nei giardini pubblici, in preda alla criminalità organizzata, senza dare loro una vera prospettiva di vita. Meglio bloccare i flussi, come sta facendo il governo, e lavorare affinché nasca un'Europa che crei porti sicuri in Libia, che crei centri di identificazione in Africa per fare in modo che arrivino qui i veri profughi, quelle persone che davvero scappano dalla guerra e che hanno bisogno del nostro sostegno. E a tal proposito siamo contenti e felici di aver sentito... Senatore Faraone, io capisco che sia... Chiedo scusa allora. Beh, però prima era lui. Onorevole Romeo, si rivolga all'Aula e al Presidente se vuole, non... No, era solo... Chiudo con dicendo che siamo contenti che il Governo stia lavorando ad un progetto Africa, come è stato annunciato dal Ministro Salvini, elaborato insieme ai privati per aiutare i giovani africani a casa loro al costo di 8,5 euro al giorno, con un bel risparmio rispetto ai 35 euro spesi oggi
per coloro che arrivano in Italia. Quindi, per chiudere, noi siamo soddisfatti della politica, bisogna andare avanti con coraggio, con determinazione, con coerenza, che sono le cose che alla fine la gente ci chiede, anche perché la gente stessa, il popolo, i cittadini, dicono che quando si è nel giusto bisogna andare avanti. Vox Populi, Vox Dei. Grazie. Grazie.